onorati criteri tecnico-scientifici alla base della valutazione e gestione dei sedimenti marini. Prego, 20 minuti. Ok, ma posso avvicinare? Sì, sì, come Allora, buongiorno a tutti. Dunque, per impostare questa comunicazione, noi ci siamo un pochino ispirati a quelle che sono state un pochino alcune problematiche emerse l'ultima volta nell'edizione scorsa del workshop. Quindi abbiamo un pochino enucleato, no? Alcune frasi chiave, chiaramente rispetto al problema dei sedimenti, facendo un po' quello che aveva già fatto Fabio Pascarella all'inizio, però circoscrivendole adesso qui all'argomento. E alcune problematiche emerse, eccole qua, erano di questo tipo, no? Difficoltà nella gestione dei sedimenti delle aree portuali. Effettivamente fino a poco tempo fa, almeno per quanto riguarda l'ambiente marino, il settore era ritenuto da molti sostanzialmente bloccato. La normativa esistente è alquanto complessa, altra frase chiave, su cui però occorre dire che in realtà per il mare la normativa non c'era affatto, c'era semplicemente una linea guida dell'ISPRA, a suo tempo ex IGRAM, fatta in collaborazione con i colleghi dell'ex APAT, ora si lavora tutti assieme. Altra problematica emersa era questo limite, come dire, no, intrinseco all'approccio tabellare, che ormai già da diversi anni era ormai diventato evidentemente restrittivo, in molti casi limitante, e quindi era già maturata anni prima, diciamo così, l'esigenza, no, di sviluppare un approccio integrato. Cosa che comporta chiaramente la gestione di dati di diverso tipo, eterogenei, e quindi a quel punto diventa importante che questi dati siano gestiti in maniera statistica, in maniera corretta, da cui appunto l'esigenza della geostatistica per la rappresentazione geografica. Questa è tutta, diciamo, la fotografia emersa al 2015, con alcuni obiettivi che abbiamo già visto, quindi l'esigenza di sviluppare delle collaborazioni esterne anche all'attuale sistema dell'SNPA, quindi con altri enti, per poter sviluppare protocolli, linee guida, eccetera, eccetera. Cosa sintetizzata poi ad ultimo nelle conclusioni del Presidente, che erano un po' vista come strategia generale, cioè quello di concepire in una maniera nuova la normativa ambientale, che da una parte dovrebbe presupporre una sinergia, quindi una collaborazione stretta tra vari enti scientifici, le varie agenzie locali, e poi da un punto di vista amministrativo far sì che la parte, ecco così, dell'articolato generale, passatemi il termine, della normativa e quella invece tecnica fossero separate in maniera da consentire degli aggiornamenti. Ora, ecco, tenendo presente questa fotografia al 2015, io vorrei, vedere assieme a voi che cosa di queste problematiche, quali di queste problematiche sono state risolte e quali obiettivi sono stati raggiunti in questi due anni. Ora, molti di voi già sanno che nel frattempo, l'anno scorso, sono state emanate due importanti normative nel settore della
diciamo così, nella valutazione e nella gestione dei sedimenti marini, frutto di una collaborazione, di un'integrazione di competenze multidisciplinari molto strette, soprattutto tra ISPRA, CNR e ISS, collaborazioni che partivano già da prima e che erano, come dire, al di là di ogni rapporto formale. Stiamo parlando del decreto dell'8 giugno riferito ai SIN, che definisce una procedura per l'identificazione di valori chimici di riferimento finalizzati alla riperimetrazione dei confini in mare di questi SIN, in maniera tale da, come dire, da circoscrivere le aree realmente critiche, restituendo quindi le aree conformi ad una gestione tra virgolette ordinaria e quindi di competenza regionale. Il DM 173 che formalmente disciplina l'immersione in mare dei sedimenti provenienti da escavo, ma che in realtà è molto di più perché in esso, nella parte dell'allegato tecnico, sono contenuti tutti quei principi, tutte quelle regole certe che disciplinano tutto il percorso dal piano di caratterizzazione all'analisi di laboratorio, alla classificazione di qualità del sedimento, all'individuazione delle opzioni di gestione fino alle attività di monitoraggio. Ora, non entrerò tanto nel dettaglio di quello che prevedono queste due norme, anche perché sono state già oggetto di altri interventi in diversi contesti. Quello che mi preme evidenziare sono alcune novità concettuali, alcune acquisizioni tecnico-scientifiche importanti proprio nell'ottica delle slide originali, proprio per evidenziare quali passi avanti sono stati fatti rispetto a come ci eravamo lasciati nel 2015. In particolare, per quanto riguarda il decreto dell'8 giugno, ci sono sostanzialmente due percorsi da seguire simultanei, una valutazione di tipo ambientale e una valutazione di tipo sanitaria. La valutazione di tipo ambientale integra due linee di evidenza, la chimica e l'ecotossicologia, attraverso un approccio di tipo statistico probabilistico. Questo approccio, che viene poi, vedremo dopo, che si concretizza con l'applicazione di un modello, consente di stimare le probabili attese della tossicità in corrispondenza di una determinata concentrazione X di qualunque contaminante. E mi permetto di spendere due parole in più, perché qual è, diciamo, il valore aggiunto di questo decreto? È il fatto che questo approccio è basato su campioni reali, quelli di campo effettivamente misurati, e non utilizza quegli assunti, quelle estrapolazioni tipo coefficiente di ripartizione, il PNEC, predicted effect, no effect concentration, che sono più proprie, diciamo così, della tossicologia di laboratorio e non dell'ecotossicologia, diciamo, di campo. E quindi questi sono valori sitospecifici che tengono conto anche di tutte le miscele di contaminanti effettivamente presenti in campo. L'altra valutazione è quella di tipo sanitario, una valutazione, diciamo, indiretta, perché non esiste al momento alcuna relazione diretta tra determinate concentrazioni presenti nel sedimento e il rischio da parte dell'uomo, e quindi ci si è basati semplicemente sul confronto delle concentrazioni tissutali di organismi edibili con quanto previsto dal regolamento europeo 1881, che fissa appunto proprio dei limiti per il consumo umano di molluschi, pesci, crostacei, eccetera. Quindi soltanto quelle aree che soddisfano queste contemporaneamente queste due valutazioni sono quelle aree che possono essere svincolate, previo però parere favorevole della conferenza di servizi. Questo per quanto riguarda il decreto dell'8 giugno.
per il quale è stato sviluppato, come dicevo, questo è solamente un esempio, quel modello, il modello additivo generalizzato, che con la collaborazione del CNR prevede uno script specifico nell'ambiente open source R. Questo, tanto per fare un esempio, è l'andamento tipico della curva probabilistica che scaturisce dall'applicazione del modello, sempre che venga alimentato correttamente con i dati giusti. In ascissa troviamo la concentrazione del contaminante, in questo caso lo zinco, in ordinata la probabilità. E quindi sulla base della scelta rispetto al contesto ambientale possiamo individuare qualunque concentrazione di riferimento. È stato applicato, direi, abbastanza con successo, in maniera estensiva, ad esempio nel caso di Piombino, dove però avevamo la fortuna di disporre di una grande quantità di dati, e quindi sono stati individuati degli scenari di riferimento. Da un momento all'altro dovrebbe partire anche quella parte di analisi integrative per il biaccumulo, che dovrebbero completare il processo. L'altra norma, è importante sottolineare che ci sono diversi punti di raccordo, diversi punti di convergenza delle due norme, a sottolineare il fatto che i criteri di base sono convergenti, poi che facciano parte di due disposti normativi, diciamo, indipendenti, questo almeno dal punto di vista nostro, tecnico-scientifico, è solo un fatto, diciamo, amministrativo. Le novità più salienti sono veramente sintetizzate in estrema sintesi in questa slide. Si parlava all'inizio, no, della situazione del 2015, la normativa era troppo complessa. Questa normativa prevede una serie di semplificazioni in tutto il percorso che si basano principalmente sulla disponibilità di dati pregressi da inserire nella scheda di inquadramento dell'area, prevista obbligatoriamente nella norma. E poi, soprattutto, questi altri tre punti evidenziati in grassetto, che sono il superamento, appunto, di questo approccio tabellare, pass to fail, che si era evidentemente dimostrato, direi, piuttosto limitativo e penalizzante in molte situazioni, a favore di un approccio integrato dove il ruolo assunto dall'ecotossicologia è veramente prioritario. Tutto questo poi, diciamo così, trova una collocazione gestionale all'interno di cinque classi, dalla A alla E, che sono le classi di sedimento, dalla migliore alla peggiore, ad ognuna delle quali è associata una serie di opzioni gestionali ecocompatibili, diciamo così. Il raccordo con i SIN, quello che vi dicevo, il punto di collegamento importante è che tutti quei sedimenti che vanno gestiti al di fuori del SIN potranno essere gestiti non più con l'8 novembre, la normativa precedente, bensì con il 173. Taglio, vado molto rapidamente, questo è il cuore della valutazione, quindi in base alla combinazione degli indici sintetici di pericolo chimico ed ecotossicologico scaturiscono le diverse classi di qualità dei materiali. Tutto questo è un processo che può essere agevolato, viene automatizzato all'interno anche qui di un tool appositamente sviluppato, che segue tutto il percorso, dall'inserimento dei dati, la loro integrazione, fino alla restituzione di un report che definisce direttamente le classi di qualità. Faccio notare che fino al 20 di questo software ne sono già state rilasciate 43 copie registrate, a testimonianza del rilancio del settore, quindi dell'interesse di tutta una serie di situazioni che si stanno via via sbloccando. Però, come diceva il direttore questa mattina all'inizio, questo per noi non è in realtà un punto di arrivo, ma rappresenta in realtà un nuovo punto di partenza, perché è chiaro che in un contesto così nuovo ci sono tutta una serie di verifiche, di implementazioni auspicabili che
insieme al Ministero dell'Ambiente si pensa parte di questi dover far rientrare all'interno di tavoli tecnici dedicati. Qui ci sono solamente alcuni esempi, senza adesso andarli a denunciare singolarmente. Magari ecco, questi due forse meritano una citazione particolare: l'aggiornamento dei livelli chimici di riferimento, sul quale ci stiamo già lavorando, e poi sulla parte microbiologica che è ancora un pochino carente. E visto appunto ponendoci un pochino in prospettiva, approfittiamo di questo contesto per dare la nostra disponibilità a organizzare altri due momenti più approfonditi di quelli che già sono stati fatti di formazione, per far sì che questi due disposti legislativi divengano pienamente fruibili e applicabili nell'ambito dell'intero SNPA. Quindi è chiaro che questi sono due, diciamo, esempi, no? Delle due normative. Rientra tutto in un discorso un po' più generale, in un meccanismo virtuoso del trasferimento dell'informazione che nasce dalla ricerca applicata, che chiaramente è il crogiolo, è il motore senza il quale si potrebbe dire ben poco poi dopo poco tempo. Ricerca applicata che si concretizza poi nella produzione di manuali, linee guida e proposte tecniche da cui possono attingere le norme. Il tutto chiaramente in stretta collaborazione, in sinergia con diversi enti di ricerca e addirittura nel caso del 173 a livello ancora più alto con le regioni e con i ministeri concertanti, in maniera tale che le norme vengano appunto suddivise in una parte generale e in una parte tecnica su cui è più facile mettere mani nelle inevitabili esigenze di aggiornamento. Qui c'è un meccanismo, come dire, alla luce della declaratoria, nel nostro caso di ISPRA, del Centro Nazionale dei Laboratori, questo si innesta quindi a sua volta nell'esigenza che tutta la parte analitica che sta alla base dell'applicazione delle norme chiaramente venga inquadrata all'interno di regole omogenee e certe di prestazioni analitiche, tanto per fare degli esempi, omogenizzazione delle metodiche nei processi di accreditamento. E quindi di fatto ci troviamo dentro un meccanismo, un ingranaggio molto complesso, no? Fatto di appunto di supporto istituzionale, di accreditamento, di metodi, di protocolli, di ricerca applicata, ognuno dei quali deve, come dire, ruotare sincronizzato con tutto il resto. Grazie per l'attenzione. Grazie Giulio.